il tema del rapporto del lavoro e della comunità è un tema estremamente delicato. Noi come agenzia per il lavoro lo affrontiamo da quando siamo nati e col tempo anche attraverso il nostro codice etico. È sempre stato un continuo interrogarsi sul senso del lavoro all'interno della comunità. Io partirei, per capire il ruolo del lavoro nella comunità, dal tema di sostenibilità del lavoro. Sostenibilità, lo dice la parola stessa, da un certo punto di vista è qualcosa che sta sotto, senza la quale non possiamo costruire nulla. E allora mi sono domandato effettivamente cos'è che rende il lavoro sostenibile. La prima risposta che mi sono dato viene dalla letteratura, viene da una frase che un nostro grande scrittore, Primo Levi, inserisce nella Chiave a Stella, che è un bellissimo romanzo, una bellissima raccolta di racconti dedicata proprio al tema del lavoro, e che, la dico parafrasando, ci ricorda che la maggiore approssimazione della felicità sulla terra è amare il proprio lavoro. Ecco, questo amore, questa soddisfazione, laddove è possibile, questa realizzazione attraverso il lavoro, secondo me è un elemento, se non sufficiente, sicuramente necessario perché il lavoro sia sostenibile da questo punto di vista. E allora torniamo alla comunità. Una comunità è un luogo dove individui, dove si uniscono queste esperienze individuali di amore, di realizzazione attraverso il proprio lavoro. E da questo punto di vista mi viene da pensare che i progetti che illustriamo oggi, Mind Voce, siano mosaici di esperienze in cui ognuno porta anche nel suo bagaglio la propria realizzazione del lavoro che fa, e quindi un mosaico di esperienze, un terreno dove in un certo senso germoglia anche un'idea, quest'idea di lavoro sostenibile. Questo lavoro sostenibile rende la comunità sana, rende la comunità capace di creare ricchezza, rende la comunità capace di generare crescita e sviluppo per tutti. Ho detto che questa realizzazione nel lavoro è una condizione necessaria, però chiaramente non è l'ultima. Io ce ne sono molte, e devo dire che da questo punto di vista l'agenda 2030 delle Nazioni Unite ce ne ricorda molti e molto importanti. Io ne cito tre che secondo me sono particolarmente cruciali. Il primo è la legalità. Nel senso che non c'è lavoro sostenibile laddove non c'è un lavoro contrattualizzato correttamente e remunerato correttamente. Non c'è sostenibilità del lavoro laddove l'ambiente di lavoro non è sicuro e protetto. E non c'è sostenibilità del lavoro laddove non c'è un coinvolgimento della diversità, dove tutti possono portare la propria personale esperienza di lavoro per rafforzare la comunità. C'è un quarto elemento, ma lo dico dopo perché voglio fare un passaggio prima e vado verso la conclusione di come vi ho descritto il percorso dell'individuo verso la comunità. Vi racconto adesso il percorso della comunità verso l'individuo, laddove il lavoro invece non c'è, quando la condizione è di non lavoro. Ecco, una comunità sana è una comunità che in questi contesti, unendo lo sforzo del privato e lo sforzo del pubblico, riesce a creare politiche attive che permettano alle persone di ritrovare la propria occupabilità. In questo noi come Umana siamo continuamente coinvolti dai nostri partner istituzionali proprio per creare questo terreno di politica attiva del lavoro che permette alla persona che è temporaneamente priva di questo elemento così importante nella sua vita di ritrovarsi occupabile. E qui assume un'importanza cruciale un ulteriore elemento che secondo me crea la sostenibilità del lavoro, che è l'accesso alla formazione, che è fondamentale, una formazione che deve essere un imparare a imparare, un coltivare la curiosità che lo dice la parola stessa, è cura per le cose. Anche un'accettazione di nuovi strumenti tecnologici che ci permettono di creare valore con il nostro lavoro giornaliero. Ecco, tutto questo ci aiuta a mantenere quell'amore per il lavoro, per il nostro lavoro, per il lavoro degli altri, che è al centro di ogni comunità sana. Grazie.